E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori. E che dire, l'ultima volta è successa una cosa che mi ha lasciato abbastanza spiazzata perché non me l'aspettavo minimamente. Infatti ragazzi, Ellie e Jesse si sono separati ad un certo momento. Jesse, credendo insomma che Tommy si trovasse ovviamente in difficoltà, ha detto andiamo da lui, andiamo a dargli una mano, e Ellie invece si è dimostrata essere abbastanza, ragazzi, non lo so, distaccata, possiamo usare questo termine, in quanto ha detto guarda, anche se dovesse essere Tommy, perché non ne siamo sicuri, se la sa cavare da solo, cioè del tipo regà, non me frega attualmente di cosa succede a chi che sia, voglio continuare ad andare alla ruota panoramica, perché adesso stiamo cercando di arrivare lì ragazzi, per arrivare a questo benedetto acquario, per cercare Abby. Insomma, io penso che ormai ragazzi Ellie sia completamente ossessionata da questa cosa. Da un lato penso sia anche un po' normale, dall'altro questo comunque potrebbe portarla magari a fare degli errori. Quindi la domanda che si è posto uno di voi nei commenti penso sia lecita: stiamo facendo davvero la cosa giusta? E penso che questa domanda continuerà a rimbombarci in testa fino alla fine del gioco. Stiamo facendo la cosa giusta o stiamo facendo la cosa sbagliata? Chissà. L'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, infatti avevamo aperto questo cancello e ho letto che due o tre di voi mi hanno chiesto di aumentare un pochettino la luminosità del gioco. Ovviamente ragazzi l'ho fatto, e quindi che dire ragazzi, è arrivato il momento di continuare per la nostra strada. Quindi ormai la tempesta imperversa, la ruota panoramica è praticamente vicinissima. Ci siamo quasi arrivati, quindi immagino che dovremmo passare da qui, perché la strada là davanti ragazzi è bella che chiusa. E quindi continuiamo, anche se io ho grossi dubbi sull'acquario, perché... cioè penso dovremmo avere una fortuna enorme a trovare lì Abby. Non credo che ce l'avremo, in effetti, quindi... mamma mia, che onde! Oh, oh, oh. Che onde assurde! Mamma mia, raga, qua c'è proprio il mare, cioè siamo in mare aperto, praticamente. Questo benedetto acquario sta praticamente sul mare. Immagino che dovremo attraccare qui. Ecco, sempre se la barchetta ci permette di arrivare, quindi... diamo un po' di carica. Oddio! Oddio! Oddio, regà! Cioè, lo stavo appena dicendo! No, la barca! Cavolo! Cioè, stavo appena dicendo! Mamma mia, che onde! Oh! Oh, Gesù, Giuseppe, pure Maria! Mi sa che ci conviene quasi quasi restare sott'acqua! Oddio, ne arriva un'altra, che paura! Vai giù! Niente, raga, mi fa troppa paura sta cosa. Cioè, poi tra l'altro il mare in tempesta penso sia una cosa che nessuno vorrebbe davvero mai sperimentare. Ce la famo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh! Oddio! Mamma mia, raga, cioè in costante tensione comunque, Deve succedere sempre qualcosa che... che non ti aspetti, e questa è una cosa ovviamente positiva, una cosa che ci piace. Quindi, la ruota panoramica è qua e l'acquario è qua. Ce l'abbiamo finalmente fatta ad arrivare. Non so, saranno almeno due video, credo, due episodi, ragazzi. Gli ultimi due episodi che abbiamo fatto, che stiamo cercando di arrivare all'acquario. E questo appunto, lo diceva anche qualcuno di voi nei commenti, il fatto che prolunghino così tanto, no, l'arrivo nei posti dove dobbiamo arrivare, può essere una cosa positiva o una cosa negativa. Può essere una cosa positiva perché comunque in effetti ti fa, cioè il fatto di faticare così tanto per arrivarci ti fa effettivamente provare qual è l'esasperazione che sta vivendo Ellie, fondamentalmente. Vedi, vedete, raga, c'è in testa quello.
Dall'altro lato è positivo perché comunque permettono ovviamente regali, cioè hanno reso il mondo esplorabile, bla bla bla, tutte queste cose qua. E quindi dicevo può essere positivo proprio dal punto di vista emotivo perché ti immedesimi completamente in lei, in quello che sta vivendo, il fatto che sembra non arrivare mai, no? A trovare sta benedetta Abby, quindi da sto punto di vista è perfetto. Da un altro lato può essere negativo perché allungare poi di tanto, regà, le cose non può piacere a tutti, questo sicuramente. Comunque allora ragazzi, vediamo di riuscire ad entrare. Qua c'è un'apertura. Mamma mia come piove. Possiamo passarci sotto? Ovviamente sì. Quindi possiamo riuscire ad intrufolarci finalmente in questo benedetto acquario. Allora, qua fuori sembra non esserci nessun materiale utile, ragazzi. Ovviamente mi sto guardando intorno mentre parlo. E quindi adesso possiamo entrare? Ci sono. Oh, sto squalo che ci aspetta al nostro ingresso dovrebbe essere simbolico. Immagino proprio di sì. Entriamo. Sono abbastanza tesa, se devo dirvi sinceramente quello che provo. Sono abbastanza tesa, perché veramente ormai a sto punto delle cose, raga, cioè uno non sa più cosa aspettarsi. Può essere comunque molto pericoloso, ci possono essere tanti nemici, ci possono essere infetti, qualcuno ci può tendere un'imboscata. In effetti noi non sappiamo dove ci stiamo andando a ficcare, cioè potrebbe anche essere una base, no? Dei nemici. Quindi magari ce ne sono tantissimi. Potrebbe non esserci nessuno. Quindi potremmo aver fatto anche un viaggio completamente a vuoto. Cioè, regà, è pesante. È pesante, psicologicamente parlando. Quindi passiamo qua in mezzo. Spero non ci siano infetti. Oddio. Oh, scorreggioni o peggio lanciacacca, i bloater, ragazzi. Il bloater dell'ultima volta, mamma mia, mi ha fatto venire la strizzetta. Non so cosa sia peggio, se gli infetti, se le iene, se i lupi. Non so cosa sia peggio. Cosa sarà mai? Qua comunque ovviamente dovevano tenere, prendersi cura anche degli animali. Ovviamente era un acquario, ragazzi, quindi avevano anche reparti riservati evidentemente una particolare cura degli animali. Cioè siamo dentro, ragazzi, uno dei posti dove una volta c'erano animali, dove le persone venivano ad ammirare i pesci e tutte le altre creature marine. Ovviamente noi seguiamo l'istinto, andiamo. Stiamo cercando qualche indizio, qualcosa che ci riporti ad Abby in qualche modo. Però, raga, sarebbe troppo bello, no? Per essere vero, cioè, trovarla già qui. E allora, scoccetto, per cosa lo posso usare? Frecce, direi di crearcene un paio. Prendiamo questo scotch. Intanto io vi ringrazio ancora tutti, ragazzi, per i consigli e tutte le cose che mi suggerite nei commenti. Cose che sono sempre molto utili, tipo per esempio il silenziatore. E allora di qua non possiamo andare, quindi suppongo che dovremo scendere da questa parte. Regà, c'ho l'ansia e non ve so spiegare perché. Però evidentemente l'atmosfera di gioco funziona perché alcol. Perché a me a sto punto delle cose mi viene l'ansia, raga. Straccetto. Perché, cioè, vedete, sono talmente imprevedibili, ingranaggetti, le cose che possono succedere, che ho l'ansia che succeda qualsiasi cosa da un momento all'altro. Pillole e ingranaggi. Perfetto. Quante pillole abbiamo a proposito? 88. Magari qualcosa posso migliorarlo, ragazzi, tipo per esempio
Allora, perché io vorrei appunto comprare assolutamente questo, le eliminazioni furtive più veloci, però qua per esempio c'è anche questo che attualmente mi potrebbe essere utile, ragazzi. Aumenta il raggio della modalità di ascolto. Quindi per quanto riguarda i silenziatori migliorati, costano 40 e 40, li posso prendere entrambi, allora farò così. Miglioriamo il raggio della modalità di ascolto, che lo migliora del 50%, ragazzi, non è una cosa da poco, e compriamo quindi i silenziatori migliorati. Quindi ovviamente ne incrementa la robustezza. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono soddisfatta. Quando riesco a fare, ragazzi, riusciamo a fare dei miglioramenti, sono contenta. Perché ovviamente... Dove cazzo sei? Regà, le abilità migliorate comunque ci servono. Cioè, ovviamente più si va avanti, suppongo, più peggiori la situazione, no? Nemici, infetti e tutto il resto appresso. Quindi comunque è importante migliorare questi aspetti qua. Quindi qua non c'è assolutamente nulla di utile. Ellie si sta innervosendo perché dice: sto girando da 3 ore dentro st'acquario. Cioè, c'è sta qualcuno o non c'è sta? Merda. Questa è bloccata. Dovremmo trovare un altro modo per entrare. Il punto è quale? Un modo ci deve essere, tipo questo condotto dell'aria. Ecco perché è importante guardarsi intorno, ragazzi. Allora, insieme a tutti i muschi, licheni e altre forme di vita che sono qui presenti, andiamo. Tanto ce li portiamo appresso, insomma, vestiti e tutto il resto. E ci faranno tanta compagnia, insomma. Oh no, dai! Gesù! Vedete, raga, vedete. Oh shit! Oh shit! Eh no, è pure il cagnolino, no! Vattene, bello, vattene! Ah, merda! No, quanto sono brutte ste cose! Stupido cane! Che palle! Vedete perché faccio bene ad avere l'ansia, ragazzi? Perché da un momento all'altro ti fanno precipitare dal condotto. Un povero cane che stava qui semplicemente facendosi i fatti suoi. Adesso è bello che è morto. Va bene. Prendiamo questi 17 ingranaggetti. E quindi che me devo aspettare da qua, scusate? C'è nessuno? Cioè, mi sembra strano non ci sia proprio nessuno, raga. Dio. Chi è che è ferito? Cosa è successo? Così tanto? Hanno operato qualcuno in qualche modo, evidentemente. Allora, esplosivo. Questi non li posso aprire. Qualcuno è stato operato, ragazzi. Sono un sacco di garze. Allora, forbicine, straccetto, alcol. Bello, bello, bello. Un'altra molotov. No, aspettiamo di raccogliere altri stracci, va, nel frattempo. Pure sta musica di certo non aiuta la mia tensione. Assolutamente no. Qua c'è un'altra porta, però si può aprire anche quell'altra porta. Vabbè, proviamo ad andare prima di qua. Io terrei a portata di mano questo, ragazzi, perché a distanza ravvicinata è il più efficace. Qua non c'è nulla, qua. Stava qua quel povero cane. Madonna santa. Allora, qua, raga. La cosa dovrebbe essere preoccupante, Ellie, eh. Non so se, cioè, non so se rendo l'idea. Ok, troviamo qualche indizietto. Oh. Owen. Owen non era il tipo, il braccio, era delle luci. Ma che è una congiura? Owen credo sia il tipo, il braccio destro, ragazzi, di Abby, suppongo. Quindi sono tutti qua. Davvero? Allora, cosa c'è nel diario? Cosa ha scritto Abby? Sì, Abby, domani. Owen Moore, ok, ha semplicemente preso un appunto sul fatto che questo Owen facesse parte delle luci. Carote, c'è anche del pane, sempre che non sia già duro come una pietra. Qua non c'è niente, qua non c'è niente, raga, niente da raccogliere. Strano, ma è vero. Questa è bloccata, questi armadietti niente da fare. Va bene, cioè sono venuta fin qui soltanto per una piastrina della ceppa. Oh oh, sento delle voci. Aspetta, io potevo aprire anche quest'altra porta. Sono curiosa di sapere se devo aprirla davvero o no. È chiusa. Va bene, io nel dubbio, ragazzi, controllo, perché non si può mai sapere. Non si sa mai, ecco, come sempre. Quindi direi che è arrivato il momento di andare verso la porta granchio.
Siamo sicuri di volerlo fare. Nessuno torna vivo da quell'isola. Quante volte ha rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. È lui, Owen. Fanculo, Owen. Mani in alto. Oh oh. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Fermati, mannaggia santa. Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Eccolo là, lo sapevo io. Owen! Per la miseria, regà, per la miseria! Non mi ricordo un cavolo veramente di sto gioco, ma veramente! Dimmi dov'è! Dove cazzo è? Ecco. Mannaggia la miseria, non hanno manco detto niente. No, no, no. Era incinta. Non so affrontare, raga. Che certe cose comunque sono difficili da elaborare. Cioè, raga, se non impossibili, perché magari uno potrebbe dire comunque quella... Cioè, loro avrebbero ammazzata fondamentalmente. Quindi lei si è difesa, ha reagito. Però, a meno che non sei uno psicopatico... apatico, credo che comunque certe cose te le porti. Cioè, il peso di aver tolto certe vite, credo.
Io personalmente penso che non potrei mai vivere in un mondo del genere. Perché è vero, poi magari uno dice, ma ci si abitua, poi è la sopravvivenza che parla, che ti spinge a fare certe cose, però è che proprio emotivamente, ragazzi, cioè, secondo me certe cose ti lacerano l'anima. E quindi mo lei ha ucciso pure questa, che tra l'altro era incinta. Cioè, regà, boh, sono cose pesanti. Non so in che altro modo di finirle. E adesso abbiamo Tommy, abbiamo ritrovato Tommy. Cioè, te mettono, vedete? Hanno buttato insieme queste due cose perché uno magari a rivedere Tommy e sarebbe stato felice. Infatti io sono felice che Tommy stia bene, sia ancora vivo, che Jesse pure stia bene. Però te l'hanno piazzato in quel momento drammatico in cui stai male. Fondamentalmente. Cioè, regà, un pugno nello stomaco dopo l'altro. Che cavolo. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, è il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ma lei non vuole tornare. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Ah, sì. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro nero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Ah, perché non ti trovi un regalo da solo? Si deve far perdonare. Come stai? Qualcuno che glielo chiede finalmente. Ellie. Bene. Glielo si legge dallo sguardo che Grazie non per è essere vero. tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Che dolce. Che c'è? Merda! Che c'è? Jesse, alzati! No, no, Adesso ma le mani o porca sparo no! a te! Non ascoltarla, Ellie. Va via da qui. In piedi, forza! Non provarci, Chiudi cazzo! quella fogna! No! Basta! Getta l'arma! Mannaggia santa! Getta l'arma! No, So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così! Mannaggia la miseria. Papà! Papà! Che palle. Andiamo.
Mannaggia santa, regà. Cioè, non solo ho ucciso Joel, ho ammazzato pure Jesse. Ma che cavolo. E poi vedete che fanno i maledetti. Poi ti fanno giocare nei panni suoi, perché vogliono che tu empatizzi con lei. Ma come cacchio fai? Come puoi farlo? Dopo quello che hai visto. Mo bisogna pure sperare che non ammazzi Tommy. Che palle, regà. Quando fanno sti giochi così. Capite? I maledetti. Appena dopo ti fanno vestire i panni suoi, che non ci avresti manco voglia di stare qua a muoverla. Eppure ti costringono a farlo, ovviamente. Grazie Naughty Dog. Grazie davvero di cuore, eh. Grazie. Papà, andiamo. Già dopo c'è, insomma, c'è stato spezzato il cuore già una volta, ragazzi. Ma un'altra volta, un altro colpo. Un altro colpo. Non... oggi ci avevo, raga, me lo sentivo. Vedete che vi ho detto da inizio gioco che mi sentivo agitata, mi sentivo tesa. Sai? Mi immaginavo che sarebbe successo qualcosa di orrendo. Non ricordando ovviamente comunque il gioco, ragazzi, perché passato troppo tempo, non me lo ricordo. E ogni volta il mio sesto senso non si sbaglia. Che palle. Al punto di partenza. Quindi perdiamo pure tempo. Io non ce la posso fare. Cioè, quante altre cose. Mo ci manca solo che fa qualcosa pure a Tommy, ragazzi. Ci manca questo. Che palle. Oh, lo scoiattolo. Vabbè, continuiamo, papà, ad andare di qua. Vediamo un attimo. Dove sei? Che posto è questo? Dove siamo? Possiamo entrare qua? A che pro non lo so, però entreremo. Entreremo qua. Oddio. Cavolo. Vabbè. La bottiglia la prendo, però non penso che serva a qualcosa. Comunque. Qua dobbiamo aprire? No. Va bene. Come non detto, sto posto non serviva una ceppa. Vediamo, allora qua è tutto chiuso. Di qua, sotto a questo enorme gazebo, c'è qualcosa? Festival di luci allo zoo. Le nostre luci colorate vi accompagneranno in un meraviglioso viaggio notturno attraverso una foresta illuminata, un tunnel di stelle e decine di strabilianti esposizioni per fare visita ai nostri amici animali durante le vacanze. Sì, le renne sono tornate. Di 20 anni, ha detto, sono in ritardo. Quindi dovremmo essere tipo nel 2033. Quindi è passato il 2030. Sì, ma il caro paparino dove si è ficcato? No, perché, cioè, già non c'ho tanto voglia di vestire i panni suoi. Ci sono. In più ci fanno perdere tempo così a girovagare completamente a caso. È bloccato o non è bloccato? Sì. È passato di qua, questo è sicuro. Ma ha chiuso la porta. Ok, come supero la recinzione? La recinzione. Ci deve pure essere qualcosa che possiamo usare. Allora, forse, ragazzi, qua dentro si può fare qualcosa. Ah, questa finestra la possiamo rompere. Sono un genio del male, ragazzi. Allora, a parte che qua c'era un cestino che attualmente è scomparso, ho rotto l'unica bottiglia che potevo usare per arrampicarmi qua sopra, perché mi sa che era proprio da qua che dovevamo passare. Un genio del male, ragazzi. Meno male che ce n'è un'altra. Mo devo vedere di mirare come si deve. Ok, adesso sì, che cavolo. Tenta i vetri, mi raccomando. Allora, sì. Immagino che dovremmo usare questo. Ah, ma guarda. Virginia. 1978. Va bene, sti granca. Prendiamo il cassonetto. Il punto è... ma qui non si passa. Appunto. Forse posso salire sul tetto. Ah, ok. Forza. Quindi non devo usare il cassonetto così, fin lì. Ma posso passare da qua sopra. Allora, ok. Questo sì. Questo posso farlo. Opla. E possiamo passare da qui. Oddio. Ah. Deve far male. Abby? Vedo che sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh.
sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. E certo, vogliono fare leva. Come sapevi che ero qui? Sul rapporto col padre. Ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Mi aveva dato la sua parola. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Sarà passata dal parco giochi. Andiamo. Vogliono fare leva su questo, ovviamente. Ah, wow, 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo? Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà! Rilassati. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, com'è? Niente. Solo quindi... ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Lavoriamo insieme. Abby, tranquilla. Mi piace Owen. Oddio. Quindi stavano insieme? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. Diventate tutti seri. Siete teneri. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Ed è a disagio quando deve tenermi d'occhio. Quindi ti approfitti di lui? Io? Figurati. Quindi, fatemi capire, Abby e Owen stavano insieme, pure, ok? Da diverso tempo, evidentemente, qua lei era ancora abbastanza piccola. E adesso vogliono cercare di ammorbidirci, facendoci vedere il rapporto meraviglioso che Abby aveva col padre. Me per ora, ragazzi, non riesce a toccarmi, che vedevo di? Me sta troppo in mente quello che è successo di là. Ai tempi nostri, diciamo così. Per ora non mi tocca, non mi tange. Non Abby, ci posso guarda. Fare niente. Tracce fresche. Aspetta. Ma che animale stiamo inseguendo? È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. E come? Il fine giustifica i mezzi. Wow. Sì, ma... Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Vorrei ancora capire che animale stiamo inseguendo. Ho detto vediamo partorirà se c'è giorni, qualcosa. Ma... non ho capito... che tipo di animale. Vediamo un po' di qua. Impronte non ce ne sono. Vediamo un po' di qua, ragazzi. Oddio! Che cacchio è successo? Papà, ho trovato... qualcosa. Oddio. È placenta. Ha già partorito. E guarda. Due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Ma già. Oddio. Sta soffrendo. Sembra... lì il Deplian parlava di renne. Ma meno che non è una renna. Andiamo. Dal verso potrebbe sembrare. Papà, aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. E forse, forse è proprio quello il problema. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? Sì. Oh, merda. Che è successo? Abby. Che è successo? Fammi vedere. Fammi passare. Cosa? Oddio. Ma no. Dobbiamo liberarla. È una zebra. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Povera. Tranquilla.
Accidenti, in profondità. Tu sei agitata, poverina. Okay. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. Ok. La buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa? Ehi, vieni, tieni la ferma. C'è bisogno di te, e muovite, vieni. Che cavolo, mamma mia. Avanti. Uno ti deve sta pregando. Okay. Ce l'hai? Sì, va bene. Avvicinati. Calma. Quasi. Porca troia. Ti stanno cercando tutti. Dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Oh. Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È impossibile. La stanno analizzando ora. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. Interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite è una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby. Ti ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. E certo. Già. Se toccasse a me, io vorrei che tu mi operassi. Facile dirlo dall'esterno, non è così semplice. Non è così facile, ragazzi. Oddio. Questo ovviamente è il momento in cui Joel aveva ammazzato il medico, suo padre,
per salvare Ellie. E allora, che per oggi ragazzi purtroppo il mio tempo a disposizione è finito. Forse meglio da un lato perché abbiamo vissuto già troppe emozioni. Quindi lasceremo questo momento all'inizio del prossimo episodio. Lo dico semplicemente che è facile decidere della vita di qualcuno di cui non ti interessa nulla, di cui non sai niente, che non conosci. Facile dire la cosa più giusta. Certo, da un punto di vista etico-morale potrebbe pure esserlo, perché uno dice comunque per il bene dell'umanità, però, regà, poi queste cose... A queste cose si risponde soggettivamente. Quindi ovviamente Joel non l'ha vista allo stesso modo. Ovvio, se fosse stata Abby, cioè la figlia del dottore stesso, non so se lui avrebbe preso questa decisione tanto alla leggera. Perché non è così semplice. Fin quando la persona non la conosci, non sai chi è, non sai la sua storia, non sai come pensa, come parla, come ragiona, non sai niente... Beh, facile dire, sacrifichiamola. Non so, raga, l'episodio di oggi è stato veramente tosto, veramente tosto. Poi a maggior ragione questo colpo di scena incredibile che, cioè, scusate, ma Ellie, cioè, è un'eternità che sta cercando Abby, non è riuscita a trovarla. Abby gli ha sgamati in 2 secondi. Cioè, Abby quello stesso giorno si è ritrovata lì, al teatro. È arrivata tranquillamente, ha fatto fuori Jesse a bruciapelo, senza colpo ferire, con Tommy, insomma, che gli punta la pistola. Cioè, lei li ha trovati subito, immediatamente. Com'è sta cosa? Scusate, com'è sta cosa? Cioè, boh, non so che dire. Sto colpo di scena, raga, ma stroncato. Perché non me l'aspettavo, manco questo. Sono tutte cose che minimamente, secondo me, non t'aspetti. E quindi sono colpi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Doscia a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.